Il vino rosso si beve a temperatura ambiente, le bollicine solo con i dolci e il consumo moderato di alcol è privo di rischi. Ma veramente? Ciao, io sono Camilla Vagnozzi e questo è Veramente, il podcast di Facta News. Negli ultimi giorni avrete probabilmente sentito parlare di vino e di etichette, ed è proprio questo l'argomento che affronteremo nell'episodio di oggi, tema tra l'altro scelto da voi ascoltatori e lettori all'interno di un sondaggio che abbiamo lanciato nel nostro canale Telegram. Cominciamo dunque dall'inizio. Perché si è parlato così tanto di vino? L'alcol provoca malattie del fegato e tumori. Questo avviso, simile a quelli già presenti sui pacchetti delle sigarette, comparirà in Irlanda anche sulle bottiglie delle bevande alcoliche, vino compreso. Per i produttori nazionali una mossa allarmistica che non combatte il problema dell'alcolismo. L'Italia reagisce all'etichetta sanitaria anticancro da esibire sulle bottiglie di vino. Vi sottolineo che abbiamo protestato vivamente, cercheremo ogni strada legale. L'ultimo intervento che abbiamo ascoltato è quello del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che non ha visto di buon occhio la novità irlandese. Brevemente vi spiego che cosa è successo. L'Irlanda potrà adottare un'etichetta per vino, birra e liquori con avvertenze come il consumo di alcol provoca malattia del fegato o alcol e tumori mortali sono direttamente collegati. Delle etichette molto simili di fatto a quelle che da anni vediamo ad esempio sui pacchetti delle sigarette. La norma è stata notificata a giugno da Dublino a Bruxelles, che con il periodo di moratoria che è scaduto a fine dicembre 2022 ha confermato che le autorità nazionali possono procedere in questa direzione. Ora, il punto è che la decisione di Bruxelles e l'esempio irlandese potrebbe essere seguito da altri paesi. Sicuramente in Irlanda l'alto consumo di alcolici giustifica un provvedimento simile, che rischia però anche di creare dei seri danni al mercato e di essere poi sproporzionato, soprattutto in vista di un confronto a livello europeo sul consumo di alcol nei diversi stati. Nel piano per battere il cancro del 2021, la Commissione europea aveva annunciato delle proposte per ridurre il consumo dannoso di alcol, tra cui proprio l'etichettatura con elenco degli ingredienti, dichiarazione nutrizionale e avvertenze per la salute. Su quest'ultima questione, già nel febbraio 2022, dunque quasi un anno fa, l'Europarlamento si era spaccato, raggiungendo poi un faticoso compromesso e dicendo di sì a maggiori informazioni sulle bottiglie, ma senza riferimenti ad avvertenze sanitarie. Ora, invece, con le ultime novità, la questione si complica e potrebbe tra l'altro essere un argomento di cui sentiremo ancora parlare nel prossimo futuro. Per di più ci si mette anche la disinformazione che, come abbiamo già raccontato in altri episodi di Veramente, si insidia in qualsiasi argomento, anche quando si parla di vino. Non mancano infatti dei falsi miti che riguardano la bevanda amata da molti tra noi. Che sia rosso, bianco o con le bollicine, il vino è spesso, oggi e in passato, stato protagonista di alcune false notizie. Ad esempio, se vi dicessi che non è vero che il vino rosso va bevuto a temperatura ambiente, non prendetemi per pazza, ma sarete d'accordo con me nel ritenere che la temperatura di una baita in montagna a gennaio senza riscaldamento e quella di una cucina sul mare battuta dal sole in agosto sono sicuramente differenti. Dunque, l'assenza di indicazioni specifiche e l'esempio che vi ho riportato ci dimostra che non può esistere una generica temperatura ambiente adatta al vino rosso. Famosa e ciclica è anche la bufala sul vino rosso che, se bevuto a cena, farebbe dimagrire e potrebbe addirittura sostituire l'attività fisica che si farebbe in palestra. Confesso che ogni tanto ho pensato anch'io di utilizzare questa scusa, ma in realtà non funziona così. Non c'è infatti alcuno studio che suggerisce di lasciare il tapis roulant per un calice di Borgogna. Non è poi neppure vero che le bollicine si stappano solo con il dolce. Si tratta di un falso mito, tra l'altro molto diffuso in Italia e duro a morire. Basta pensare ai francesi, grandi esperti di bollicine, che degustano da sempre champagne a tutto pasto. Al di là poi dei singoli falsi miti, che possono anche farci sorridere, c'è però una questione più seria da affrontare, quella che riguarda i rischi legati al consumo di alcol.
Parte delle polemiche nate negli ultimi giorni in seguito alla notizia arrivata dall'Irlanda hanno riguardato proprio questo aspetto. Il fatto che, secondo alcuni, il vino non sarebbe nocivo per la salute e che quindi un'etichetta che ne mette in guardia dal consumo potrebbe risultare errata o danneggiare gravemente il mercato. La scienza però non è d'accordo. Come avevamo infatti ricostruito su Facta News in un approfondimento del marzo scorso, su una cosa oggi il consenso scientifico è pressoché unanime. Non esiste un livello di consumo di alcol sicuro e quindi esente da rischi. Qualsiasi quantità di alcol, inteso in generale non solo il vino, aumenta il rischio complessivo di tumori e in generale di danni alla salute. A ribadirlo sono diversi organismi nazionali e internazionali, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità al National Cancer Institute americano, dall'Istituto Superiore di Sanità alla Fondazione Veronesi. In particolare, un serio campanello d'allarme legato al consumo di alcol sono i tumori gastrointestinali, che sembrano essere associati alla frequenza con cui si beve più che alla quantità. Quindi bere poco ma spesso è comunque un comportamento a rischio per la salute, magari contrariamente a quanto si potrebbe invece pensare. Al di là del cancro, il rischio totale di mortalità e malattia aumenta con l'aumento del consumo di alcol. Ciò anche tenendo conto del fatto che piccole dosi di alcol potrebbero proteggere da alcune malattie, come ad esempio gli infarti. Tuttavia, appassionati bevitori, sappiate che i singoli effetti benefici, se esistono, vengono sistematicamente superati dagli effetti negativi. Come si suol dire, mai una gioia. E proprio affrontando questo aspetto torniamo al vino, protagonista della nostra puntata. Si dice spesso che il vino rosso possa essere benefico per la salute, non tanto per il contenuto di alcol, ma perché contiene il resveratrolo, una molecola naturale con proprietà antitumorali e protettive nei confronti delle malattie cardiovascolari. Mi bevo un bel bicchiere di vino e miglioro l'attività mitocondriale, il controllo glicemico, abbasso il colesterolo cattivo, riduco la fame. Ringiovanisco perché combatto i radicali liberi, allontano la depressione, miglioro la memoria e soprattutto proteggo il mio cuore. In realtà, però, anche qui sono necessarie delle importanti precisazioni. Sebbene non sia escluso che il resveratrolo in sé sia benefico, non ha alcun senso pensare che il vino rosso sia, per questo motivo, salubre. La quantità di resveratrolo che si può assumere con il vino è migliaia di volte inferiore alla dose terapeutica. Per intenderci, la dose terapeutica indicata è intorno ai 1000 mg al giorno. Un litro di vino rosso contiene circa 2 mg di resveratrolo. Servirebbe quindi consumare 500 litri di vino al giorno per ottenere la dose terapeutica, quindi si tratta di qualsiasi effetto del resveratrolo alle dosi presenti nel vino sarebbe più che annullato dagli effetti negativi dell'alcol. Dunque, che dirvi? Le polemiche sull'alcol devono tenere in equilibrio requisiti economici, culturali e sanitari. Se poi pensiamo alla cultura italiana, è davvero difficile immaginare una dieta priva di alcolici come il vino o la birra. Per non parlare dell'industria vinicola che nel nostro paese ha raggiunto negli ultimi anni un valore di oltre 14 miliardi di euro e le cui stime ci proiettano verso i 20 miliardi nei prossimi anni. Comunque la si pensi a riguardo, è però ormai accertato che il consumo di alcolici a qualunque livello presenta rischi non trascurabili per la salute e, anche per chi è un appassionato di vino come me, non ha senso parlare di un consumo di alcol privo di rischi o addirittura salutare. Forse un rapporto di fiducia tra aziende e consumatori potrebbe però proprio essere basato su una corretta e trasparente informazione su questo tema. Chissà, magari una soluzione potrebbe essere degustarsi un buon calice di Tignanello, ma al tempo stesso visitare la cantina in cui viene prodotto e informarsi consapevolmente sui danni e sui benefici che ne dipendono, parlandone proprio con chi si occupa della produzione. Alla prossima! Facta News è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Scegli a chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo, segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social, Twitter, Facebook e Instagram. Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero WhatsApp interamente dedicato alla corretta informazione.
Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843. Per rimanere aggiornati sugli articoli che pubblichiamo e sulle principali tendenze della disinformazione, potete seguire il nostro canale Telegram. Il podcast di Facta News è stato scritto da Camilla Vagnozzi ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Camilla Vagnozzi e questo era veramente il podcast di Facta News.